Pantani che può alzare il braccio. Da Johnson, attenzione a tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo, straordinario, 19-32, già i 100 metri. In questa stagione la Ferrari vince la gara numero 167 della sua storia. L'intraccone avverso, l'intraccone lo vedete tuttare. Ecco qua, Mike Tyson è campione del mondo. Yuri ce l'ha fatta. Amici sportivi, ben collegati con Rete 7, naturalmente ben collegati anche col nostro programma Fischio d'inizio. 24esima puntata, un 24 che personalmente mi rimarrà molto a cuore perché tratteremo un personaggio, ma soprattutto un avvenimento molto 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 delicato e molto molto importante per il calcio in generale, ma soprattutto per la nostra città di Torino. Un momento parecchi anni fa, stiamo parlando di 19 anni fa per l'esattezza. L'anniversario è scaduto il 29 maggio per l'esattezza, che è passato alla storia per una bruttissima pagina, una pagina di violenza pura. Stiamo parlando del fattaccio di Juventus-Liverpool nel maggio del 1985. Vogliamo dimenticare, siamo venuti qui a Bruxelles anche per parlare con gente che della curva Z, di quella curva che vedete alle mie spalle, ne sa veramente qualcosa e potrà raccontarci tante tante cose, cose triste, questo è ovvio, ma cose comunque di sport. Abbiamo con noi un personaggio che arriva da quella curva, quella sera era in quella curva. Stiamo parlando di Nereo Ferlat, grazie Nereo per essere con noi. E sicuramente anche per lui è stato un momento particolare rivedere questo posto, rivedere queste vie, rivedere questi colori. Naturalmente uno stadio completamente rifatto e poi ne parleremo con calma in questa oretta di trasmissione. Nereo, beh, domanda questa è ovvia, che strano effetto rivedere questi posti? Sì, è uno strano effetto. Anche se sono passati tanti anni, non sono più ritornato in Belgio, grazie a voi che mi avete offerto questa opportunità. Certo che vedere lo stadio così è tutta un'altra cosa, adesso è un gioiello. Potrebbero giocarci benissimo le finali di Coppa, mentre quella volta purtroppo era molto obsoleto ed era lasciato un pochino così andare. Sì, giustamente uno stadio obsoleto, uno stadio catastrofico per organizzare naturalmente, per disputare addirittura una finale di Coppa dei Campioni, la madre di tutte le manifestazioni sportive di calcio a livello europeo. Adesso, l'ha detto bene Nereo, l'abbiamo tra l'altro visto questo stadio, questo impianto, abbiamo avuto l'onore di visitarlo con una guida molto simpatica come Roger, gente disponibilissima che ha voluto far vedere insomma che cos'è adesso questo stadio. Naturalmente non si chiama più Eisel, si chiama Stadio Re Baldovini in onore dell'ex re di questa bella nazione. Ci sono tante colpe, questo è ovvio, si parla di UEFA, si parla di organizzazione catastrofica, si parla addirittura di poliziotti che non hanno fatto sicuramente il loro dovere quella sera lì. Si parla veramente, c'è questa sensazione di voler dimenticare al 100%. Che effetto ti fa questo? Leggere anche certi libri, non tanto il tuo, ma anche questi che sono stati pubblicati negli ultimi anni. Ma l'effetto praticamente, la gente vuole dimenticare, perché è una tragedia che ha sconvolto l'Italia, ha sconvolto anche l'Europa, la stessa Bruxelles, capitale della comunità europea. Certo che
quella sera purtroppo c'è stato un sacco di concause che hanno fatto sì che questa tragedia si compisse. La prima, la sistemazione, dove una rete posticcia divideva le tifoserie, lì c'erano intere famiglie, gente che era abituata, non era abituata, voglio dire, alla guerriglia, era lì che voleva vivere una giornata di sport e poter poi festeggiare dopo. E gli inglesi che avevano il sopravvento anche nella giornata a Bruxelles, c'era un rapporto di 5-1, loro praticamente erano molto più vicini di noi, quello. E si sa che quando sono così in gruppo, in branco, loro sono violenti, anche perché purtroppo... Delle vere belve umane, perché tra l'altro abbiamo anche l'altro, il libro ultimo di Caremani, veramente degli uomini da guerriglia, nel vero senso delle parole, che con il calcio veramente non c'entrano niente, erano in quello stadio lì, proprio nel tuo settore, almeno nel settore Y, poi hanno invaso il vostro settore Z, proprio come insomma carri armati veramente da guerra. Sì, hanno sparato un razzo d'altezza Duomo, la gente ha cominciato ad avvicinarsi verso il muretto per cercare così di scappare, e loro invece hanno avuto forza da questo arretramento e come terra di conquista si sono abbattuti verso questi ignari tifosi. E Nereo, ci permetti, noi vogliamo comunque anche ritornare, facciamo 19 passi indietro, anche se sono gli anni 19 esattamente. Tu allora sei partito da Torino con il biglietto di Tribuna Z, naturalmente, un Juventus Club da Torino, un pullman intero. Eravate quanti su quel pullman? Ma saremmo stati una cinquantina su quel pullman lì. Erano 16 pullman, sono partiti da Piazza Castello. Dunque siete partiti con già il biglietto, poi vi hanno dato durante il viaggio questo biglietto settore Z, dunque avevate il settore Z in tasca, siete arrivati da queste parti, siete scesi e poi raccontaci velocemente questo avvicinarsi a questo stadio Eisel. Siamo arrivati verso l'una dopo 17 ore di viaggio, abbiamo parcheggiato i pullman nel parcheggio lì vicino all'Atomium, poi siamo andati a mangiare un boccone e non abbiamo visto lo stadio da dentro perché era chiuso e siamo poi andati con la metropolitana in centro città e da tutte le parti si vedono questi drappelli d'inglesi che erano sempre più numerosi di noi e lì ti abbracciavano, ti dicevano campione Liverpool, ti facevano baciare la loro sciarpa, tu dovevi farlo perché sennò era come un segno di resa. Cioè, si presagiva, permettimi Nereo, una serata di sport nel vero senso della parola. Invece si sperava una serata di sport e finalmente dopo altre due trasferte infruttuose di festeggiare questa coppa. Invece purtroppo, come dicevo, circa un'ora prima della partita c'è stata i giocatori del Liverpool sono entrati in campo e si sono avvicinati verso la loro curva e hanno cominciato così a alzare le mani, cercare Osanna, cercare di caricare la gente. E a un certo punto c'è stato questo razzo che ha proprio sparato ad altezza Duomo, la gente ha cominciato a indietreggiare e da lì è nato per loro terra di conquista, che poi ci sono stati gli inglesi che si sono avventati sugli italiani, che li abbiano anche feriti ed uccisi, questo non lo so, però dall'altra parte il muretto che dava verso il campo, la gente cercava di scappare di lì e non si riusciva perché i poliziotti belgi picchiavano perché pensavano che ci fosse un'invasione di campo, addirittura non pensavano che la gente cercava soltanto di scappare, mentre il muretto che dava verso la parte esterna della curva, che adesso purtroppo è tutto ricostruito quindi non si può capire cosa fosse, e da lì c'era una rete e la gente, i primi l'hanno alzata e sono passati sotto, anche dei miei amici l'hanno fatto, mentre gli ultimi, quando siamo rimasti in pochi metri quadrati, in tantissimi, proprio si era schiacciati e non si riusciva neanche quasi più a respirare. Io avevo, se no, in quelle condizioni mezzo minuto di vita, ho salutato mamma, figlia, moglie, così, però, dico, sono venuto qui in Belgio a fare la fine del topo. Invece c'è stata un'ulteriore spinta che mi ha fatto proprio sollevare le gambe e non toccavo più con i piedi sulla gradinata. Allora mi sono avvinghiato il collo delle persone che ondeggiavano e cercavo di rimanere in equilibrio, perché se fossi un nuovo caduto non mi sarei più rialzato, sarei rimasto schiacciato anch'io. E quando c'è stato
muretto che è crollato, quello che dava verso il campo, sono riuscito, non calpestando più con i piedi sulle gradinate, a entrare in campo sfinito e mi sono inginocchiato, mi sono fatto il segno della croce e ho fatto segno una croce rossina che avevo sete, che non avevo più saliva in bocca, lei mi ha dato questa borraccia e ho di nuovo riacquistato praticamente le forze, per fortuna me la sono cavata senza neanche un graffio. Mentre dietro di me tanta gente era rimasta lì. Dunque possiamo dire che la tua grande fortuna è essere, eri in quel posto lì, sei andato verso il terreno di gioco, non a destra, dove c'era il maledetto muro. Io cercavo di andare a destra perché volevo alzare e passare sotto quella rete, ma gli ultimi hanno cercato addirittura di scavalcarla, se la sono anche tirata giù. E tirandosela giù sono rimasti lì. Uno si è rimasto lì, si è rimasto. Non credo che si siano ammazzati cadendo dal muretto. Che non era molto molto alto. È curiosa anche quando eri sul terreno di gioco e poi hai voluto, tra l'altro sei anche un nostro collega, sei anche tu giornalista e un ottimo scrittore, sei andato comunque a cercare, hai cercato di avvertire comunque naturalmente i tuoi familiari e tutto il resto, tutto il mondo intero. Credo che in quel momento volevi veramente avvertire il mondo intero. Ho cercato appunto di farmi vedere che ero sano e salvo, sono andato verso la tribuna, dove nella sala della tribuna c'era il compianto Pio Cesare Baretti, che era il presidente direttore di Tutto Sport, che così abbiamo scambiato due parole, poi c'era anche qualcuno dell'UEFA, di certo c'era tanta confusione, però non si sapeva ancora cosa fosse successo, cosa non fosse successo, per le notizie erano frammentarie e tutto quanto. Poi di lì ci hanno mandato via, sono uscito e ho visto in tribuna a stampa che c'era Carlo Nesti, l'ho chiamato, sono salito quelle poltroncine di legno e lui mi ha fatto appunto, mi ha aiutato a passare nell'altro settore. Di lì mi sono messo vicino ad altri giornalisti, così mi hanno visto. E saliti sul pullman verso l'una, mai detto, dunque parecchio, un po' di ore dopo la fine di questa tragica partita veramente da dimenticare, c'è stato il ritorno naturalmente in Italia. Poi mi raccontavi anche fuori onda, voi siete partiti con un tot di numeri, mai detto che eravate in una trentina di persone, una cinquantina su quel pullman, purtroppo addirittura un ragazzo è rimasto qui, per sempre purtroppo. Sarto Gianfranco, che era di Donada in provincia di Rovigo, 47 anni, è rimasto lì all'ESA. Quando c'è stato proprio il razzo che ha dato il là tutto, lui era a fianco a me e al suo amico Moretto Fabiano, che invece si è salvato, ci siamo poi trovati la sera nel pullman. Senti, hai ancora in questi 19 anni, naturalmente mi hai detto che sul terreno di gioco poi hai incontrato anche altri ragazzi, sì, della serie, mamma mia, meno male che ci vediamo ancora, riusciamo ancora a toccarci e salutarci. C'è stato un momento in questi 19 anni di amicizia vera con questi ragazzi, cioè vi siete ancora ritrovati, avete scambiato magari qualche, sì, chiacchiera in questa tragica serata? Senz'altro, sì, anche con Moretto Fabiano ci siamo trovati i primi anni, lui veniva a Torino perché aveva dei parenti a Grugliasco, quindi ci si trovava, si parlava di tutto quanto, di tutto questo. Certo. Poi tra l'altro anche alcuni colleghi di banca, diciamolo, anche loro testimoni oculari di questo settore. Che erano anche loro appunto, sia in curva Z che nella tribuna opposta. Certamente, poi da lì è nato poi anche l'avventura di scrivere quel bellissimo libro, il primo libro, pensato poi il primo libro della tragedia di questo stadio maledetto, l'ha scritto questa persona qui. Ed era anche giusto che lo scrivesse comunque uno che arrivasse da questo tragico momento del settore Z. Sono assieme a uno scrittore giornalista, Andrea Parodi, esperto anche di questa tragedia perché hai letto molti libri, Andrea. L'ultimo soprattutto è scritto da Francesco Caremani. Sono d'accordo con la prefazione, tra l'altro scritta da Beccantini, giornalista della Stampa, un libro naturalmente scomodo e di parte, ma probabilmente dalla parte giusta. Sei d'accordo? Sì, sicuramente il libro che poi ha dato il là, anche se vogliamo, all'idea che Fischio Inizio dedicasse questa puntata speciale qui da Bruxelles, davanti all'ex stadio Heysel, proprio a questo luttuoso e tragico evento. E le verità sull'Heysel, cronache di una strage annunciata, scritto da il giornalista aretino Francesco Caremani, Libri di Sport Edizioni, con la prefazione di Roberto Beccantini, che è inutile presentare, importantissimo giornalista della Stampa. Dicevi tu, parlavi della prefazione, Beccantini scrive... Sì, giustamente, un libro di parte, ma dalla parte giusta. Ecco, spiegavo anche perché il libro di parte, perché Caremani non fa altro che riportare tutte le posizioni che nel corso di questi, diciamo, 18 anni, perché il libro è stato scritto nella fine del 2003, quindi negli ultimi 18 anni seguenti alla strage, i parenti delle vittime, ricordo 32 italiane su 39 totali, hanno dovuto
tutti i danni e comunque diciamo così, i momenti tragici che hanno dovuto sopportare, oltre alla morte di un figlio, di un padre, di un marito, ma soprattutto quello di aver costituito un'associazione, l'associazione tra le vittime di Bruxelles, e quindi è di parte perché il libro scritto raccontando le verità dei parenti delle vittime, cioè di quelli che poi hanno, coloro che hanno sofferto maggiormente, che sono stati maggiormente colpiti da questa immane tragedia per tutto lo sport. Allora vogliamo brevemente raccontare queste verità, tra l'altro il titolo è bello chiaro, le verità sulle serie, si intitola così. Parliamo delle colpe, Andrea, giustamente, si parla di stadio che non doveva assolutamente ospitare una finale di Coppa dei Campioni, inadeguato al 100%, si parla di polizia belga che completamente era inesistente, articoli di giornali che dicevano sì, circa 1000 agenti, non è assolutamente vero, c'erano pochissimi, soprattutto nei settori a rischio. Allora, nel settore a rischio le testimonianze indicano 5 o 6 poliziotti totali tra la tifoseria, la curva che era per circa tre quarti dei tifosi del Liverpool, lo ricordo quasi tutti ultra, anzi la parte accesa degli ultra, mentre l'ultimo quarto, diciamo così, la parte juventina che era composta dalle famiglie, quindi dalle persone più inermi, non erano ultra juventini che potessero rispondere in un certo qual modo, cioè ovvio che non bisogna rispondere, però comunque... Sì, gente pacifica, è normale, erano nel settore Z. Erano genitori con i figli, ce ne sono diversi di case di genitori con figli morti alla strage dell'Ezel. Dicevo, tra questi due settori, tra il settore Y e il settore Z, vi erano 5 o 6 vigili totali, e questo lo voglio sottolineare, di cui la testimonianza ci indicano una sola poliziotta donna con un cane lupo, e quindi questo ci può testimoniare, perché anche andando alla strada delle Alpi oggi vediamo che comunque i vigili, la polizia, le forze dell'ordine sono impiegati in forze ben maggiori per incontri di ben minore importanza. Soprattutto ricordiamo che il Liverpool era una squadra con un'accesa tifoseria ben conosciuta da tutti. Si parla poi, perdonami Andrea, di un ingresso del settore Z, quello della Juventus, una porticina di 80 centimetri, sembra di entrare insomma a casa nostra. Si parla di una porticina di 80 centimetri. Inadeguata al 100%. Una porta di casa dove gli inglesi portavano all'interno casse intere, casse di birra. E gli italiani venivano perquisiti al più non posso. Gli italiani, ricordo, tutte famiglie, tutti padri, persone magari anche di mezza età, se non di più, con i propri figli magari trentenni, venivano perquisiti e gli venivano tolti le aste dalle bandiere, perché temevano che questi padri di famiglia potessero picchiare o comunque aggredire gli inglesi. Addirittura ancora oggi all'interno dello stadio Re Baldovino si parla di scontri tra tifoseria juventina e tifoseria inglese. In realtà questo non è mai avvenuto. En fait, le stade Roi-Baudouin a tourné la page d'un terrible passé. Tout le monde a encore en mémoire le drame du Ezel, déclenché par une bagarre entre supporters anglais et italiens le 29 mai 85. In realtà sono stati gli inglesi che hanno aggredito, gli ultra inglesi che hanno aggredito i tifosi pacifici juventini. Ma poi oltretutto la polizia, come ricorda tutte queste testimonianze raccolte nel libro di Caremani, la polizia non era neanche dotata di walkie-talkie, o meno, paradossalmente, come le barzellette, avevano i walkie-talkie ma senza batteria, quindi è come se non l'avessero avuta, era come avere dei giocattolini di figura, un po' come i manganelli per la polizia inglese, che viaggiano senza pistola ma viaggiano col manganello. A proposito di batterie, invece le batterie degli inglesi, purtroppo quelle Hooligans, nel settore Y erano belle cariche, addirittura si parla di gente esperta in guerra, addirittura il personaggio, così ho letto nel libro di Caremani, dimmi se sbaglio, il personaggio che ha dato il là alla carica, quello che ha dato il là a tutto, è un famoso ex para che ha fatto la guerra nelle Falkland. Dunque figuriamoci quell'uomo lì, un po' ebro, figuriamoci. Molto ebro. Ma la società, le società umane, i gruppi umani hanno in sé una certa quota non eliminabile di violenza. Questa violenza ha sempre trovato in tutte le civiltà e in tutte le culture che stanno sotto il cielo un modo per canalizzarsi e per, come si dice, per trovare dei momenti anche di scarico, di catarsi, cioè di catalizzazione di tutta la violenza degli individui e dei gruppi in un momento di scarico e di concentrazione rituale. Il circo, come dire, dei gladiatori era questo, il calcio un po' lo è per altre ragioni,
cioè c'è tutto quello che serve, lo scontro con gli avversari più o meno ritualizzato, la vittima sacrificale, la prova, la vittoria. Desmond Morris lo ha assimilato alle cacce di gruppo, e quindi che ci sia anche l'esplosione della violenza, direi, è quasi un aspetto quasi inevitabile, direi. C'è da chiedersi qual è il significato sociale poi di questa violenza, cioè se serve ad aumentare la violenza complessiva della società, oppure se invece concentrandola in un punto la diminuisce, come il tentativo, come dire, quindi di asciugare anche dalla marginalità sociale delle quote di aggressività che se non si scaricassero negli stadi magari si scaricherebbero in modo più capillare, più diffuso e quindi in forma ancora più pericolosa. Ricordare Andrea questa beffa superata da un'altra beffa, per esempio c'è il capitolo delle autopsie famose dei corpi italiani, dei 39 morti, c'è una famiglia del Friuli che ha fatto il funerale, ha seguito il funerale del povero compianto familiare, si è scoperto poi che dentro quella bara lì c'era un altro corpo addirittura. Ecco, purtroppo ti devo dire che non è stato l'unico caso, purtroppo la questione delle autopsie è una questione molto delicata, una questione particolarmente toccante, che macabra. Alcuni corpi arrivarono in Italia sfregiati, non tanto dalle violenze all'interno dello stadio, ma tanto dalle violenze dei medici belgi. All'indomani della partita tutta la denominazione delle curve che avveniva con le lettere è cambiata, la curva del blocco Z diventa improvvisamente curva Nord 1. Voglio ricordare Gioacchino Landini, che è l'unica vittima piemontese, e poi voglio ricordare Roberto Lorentini, che è il figlio di Otello Lorentini, il presidente dell'associazione delle vittime. Roberto ha 31 anni con due figli, uno dei due figli è diventato un mio caro amico grazie alla presentazione di questo libro. E Andrea e Davide, se non erro, e Andrea e Davide hanno perso il loro papà all'età di 3 e 5 anni, 3 e 4 anni, e voglio ricordare Roberto anche perché a 31 anni era medico, era un medico ematologo, e è morto mentre cercava di salvare un ferito, e proprio per questo motivo il Presidente della Repubblica gli ha conferito la medaglia d'argento al valore civile. Quindi voglio ricordare queste due persone simbolicamente, a nome di tutti i 39 morti, ricordo 32 italiani. Riva, 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 tiro e le gol, Riva, Marco Pantani che può alzare il braccio da Johnson, attenzione a tempo, un siluro, una palla di Sicile, attenzione, il primato del mondo, straordinario, 19-32, già i 120. Questa stagione la Ferrari vince la gara numero 167 della sua storia. L'intraccone aperto, l'intraccone lo vedete tutt'altro. Ecco, Mike Tyson è campione del mondo. Yuri ce l'ha fatta.